Adesso suoniamo un piccolo pezzo che fa parte di una colonna sonora di un brano scritto tantissimi anni fa per un film di un regista bravissimo che si chiama Alessandro De Michele, che ha fatto un film di una compagnia di teatro, si chiama Il viaggio di Calibani questo film, e parla di una compagnia di teatro composta da disabili, down, sordomuti, gente paralizzata, autistici, problemi, gente con problemi mentali gravi, malformazioni. E questa compagnia di teatro si riunisce perché capisce che dietro al teatro c'è una grandissima forza terapeutica. Si guarisce col teatro. E allora questi ragazzi insieme viaggiano, partono, vengono scritturati per fare il loro spettacolo in Polonia, un posto lontanissimo. Partono e loro mettono in scena La classe morta. Questo spettacolo si intitola La classe morta di Cantor. E per me è importante questo film, questo brano, un brano facilissimo, un brano semplice. Non vuole pretendere nulla, solo esprimere la tenerezza di questi attori. Però è molto importante perché questo gruppo, vedete il titolo, facciamo buio, così si legge bene la scritta, Orchestra Notturna Clandestina, nasce proprio da Cantor. Cantor, durante il nazismo, questo drammaturgo polacco, non era più possibile esercitare l'arte libera, e quindi lui capì che non poteva fare a meno di recitare, di scrivere, di fare teatro, e quindi fondò il teatro clandestino. Era un vero e proprio teatro clandestino e si rischiava la morte o la vita, a seconda di come la volete vedere. Quindi io, quando ho dovuto scegliere un nome per questo gruppo, ho pensato immediatamente a questo grande drammaturgo. E anche se noi non rischiavamo in realtà la vita, ma eravamo in una forma di clandestinità. Oggi, insomma, se vuoi fondare una squadra di calcio ti vengono a portare i soldi coi camion, se vuoi fondare un'orchestra ti bombardano di tasse, di tutto, problemi, e quindi di fatto viviamo la nostra clandestinità suonando e organizzando anche dei rave party di musica classica. Facciamo veramente questi rave, e quest'anno non siamo riusciti a farlo per via del lockdown. Comunque dedico questo brano a tutti i reietti, a tutti quelli che in qualche modo sono fuori dall'establishment, perché prima o poi arriverà il loro momento. Il viaggio di Calibani.